Siamo qua stasera a Forno Canavese con la prima edizione di Giugno sotto le stelle. Prima edizione di questa manifestazione con una nuova location rivisitata. Presidente della Proloco di Forno Canavese, Luca Donadio, cosa ci puoi dire di questa serata, che è la prima della tua... Il mio mandato, diciamo, i ragazzi sono sempre gli stessi, la squadra è rimasta la stessa, ci impegniamo sempre allo stesso modo, abbiamo voluto fare un evento nuovo per cercare di attirare un evento diverso a Forno, non più lo storico Forno Giugno Fornese con le giostre non vengono più, allora facciamo una serata diversa qui al centro di Forno per attirare un po', portare qualcosa in più a Forno, via. Un nuovo direttivo, una nuova Proloco, quali sono i vostri obiettivi di riuscita di questo? Riuscire a mantenere vivo Forno, avere altri eventi, faremo sempre la storica festa dei Milani, la Madonna dei Milani, e poi la prossima settimana c'è un altro evento a Forno, l'inaugurazione del Mulino Val, che Alessandro adesso vi spiegherà un po' meglio. Il 19 di giugno il comune di Forno Canavese inaugurerà ufficialmente il suo recente acquisto, che è il Mulino Val. In collaborazione con la Proloco organizzerete una giornata dove il mulino potrà essere visitato. Sì, sarà una giornata più unica che rara, perché essendo la prima di tantissimi anni di feste, non è mai stata fatta nessuna festa sua al mulino. Noi ce l'abbiamo anche come logo, quindi come Proloco, e noi avevamo pensato di fare questa giornata per far conoscere Mulino, la nostra zona, e il panorama che si vede anche da lì, che è una cosa mozzafiato, e noi faremo una semplice, diciamo, grigliata, per stare in compagnia, si potrà mangiare sotto le piante nell'area attrezzata. Una location molto tranquilla, e essendo la prima volta sarà bella perché non si sa mai come comportarsi, però secondo me verrà una bella giornata. Una collaborazione, quella con il comune di Forno, molto attiva tra comune e Proloco. Sì, sì, per fortuna abbiamo un'amministrazione che non ci lascia mai soli, ci aiuta in tutto, basta chiedere, loro ci appoggiano in qualunque caso, quindi è anche bello collaborare con un comune che ti fa da spalla, diciamo, via. Niente, ci tengo a ringraziare tutti i volontari che ci danno una mano prima, durante e dopo la festa, perché dietro a ogni festa c'è un sacco di lavoro, montaggio, smontaggio, organizzazione, volantini, quindi ci tenevo a ringraziare tutti quelli che ci aiutano ogni giorno. E poi siamo una Proloco giovanissima, abbiamo una media di 18 anni, noi e lui siamo un po' più vecchiotti, però abbiamo davvero una mole di giovani, giovanissima e pronta a darci dentro per il paese, per... e per tutto. Le mani alla cabeza. Siamo qui con tre esponenti dell'amministrazione comunale di Forno, Paola Venturuzzo, consigliere. Questo è il primo evento organizzato dal nuovo direttivo della Proloco di Forno. Sappiamo che c'è una grandissima intesa e collaborazione tra amministrazione e la Proloco di Forno. Esattamente così, c'è un forte spirito collaborativo tra l'amministrazione e la Proloco, e quale buona occasione proprio per dimostrarlo in questa serata sotto le stelle. Poi per la prima volta ci troviamo qui presso l'area Obert. Continueranno quindi la collaborazione con la Proloco anche per i prossimi eventi, giusto? Assolutamente sì. Cosa ci puoi dire di questa, direi, riuscitissima manifestazione che si tiene qui questa sera? È la prima serata con il nuovo direttivo della Proloco e speriamo che sia di buon auspicio per tutte le altre serate e giornate di festa che si programmeranno. E per fortuna c'è la partecipazione di tantissima gente, soprattutto giovani, e quindi anche il bel tempo ci ha dato una mano, speriamo che prosegua così tutta l'estate. Laura Tomasi Conte, assessore anche tu del comune di Forno, sappiamo che da qui a breve, la prossima domenica, si terrà l'inaugurazione del Mulino Val recentemente acquistato dal comune di Forno. Qual è il programma della giornata? Allora sì, vi aspettiamo, c'è l'invito di tutta l'amministrazione, e per il 19 giugno, dove ci sarà appunto l'inaugurazione del mulino,
si inizierà con l'inaugurazione verso mezzogiorno, a cui proseguirà poi una grigliata e poi tutti gli eventi che piano piano stiamo programmando. Voglio ricordare che per tutta la giornata ci sarà un servizio navetta che permetterà appunto di accompagnare voi tutti dalla frazione Comba fino appunto al mulino.